Buongiorno ragazze, eccomi con un nuovo video. Vi avevo promesso che avrei fatto un altro video sulle nail art natalizie, ho preparato qualcos'altro di semplice e veloce. Oggi volevo riproporvi un alberello di Natale glitterato, molto facile e veloce. E questo carinissimo pupazzo di neve che ci ho messo proprio 2 minuti a farlo. In più, volevo farvi vedere l'effetto calza che sta andando molto. Io l'ho fatto su una base rossa, pensando appunto al Capodanno che arriva. Devo dire che mi piace molto, si può fare su diverse basi, preferibilmente colori scuri perché appunto viene meglio l'effetto poi trasparente e quindi niente, in questo video vi faccio vedere un pochettino queste cose. Allora, io ho già preparato due tip, una bianca e una rossa. Sulla bianca faremo appunto l'alberello di Natale, mentre su quella rossa il pupazzo di neve. Ripeto, sono due nail art molto semplici come quelle che solitamente appunto faccio io e iniziamo subito. Allora, per fare l'albero di Natale io ho trovato un colore glitter Esmeralda della Mesauda che è il numero 58 perché l'avevo completamente dimenticato. Poi ho usato sempre della Mesauda un dark chocolate, il numero 50 per fare il tronchetto e ho usato un colore rosso fuoco per fare le palline, però le palline volendo possiamo anche farle un po' tutte colorate. Poi le ho fatto l'effetto sempre brillantinato neve sopra che è tipo un effetto zucchero che a me piace molto e quindi proviamo a farlo. Semplicissimo. Io uso il pennello del glitter, quindi apriamo il nostro verde. Preleviamo un pochino di prodotto e cerchiamo di fare una forma triangolare. Ok, quindi se si vede vorrei farvi vedere bene. Non c'è bisogno di metterlo in modo super preciso perché tanto poi con il dotter andremo a formare diciamo le varie punte dell'albero. Ok. Adesso, come vi dicevo, con il dotter, con la punta più fine, vado praticamente a spuntare, cioè a buttare verso l'esterno un pochettino di prodotto in modo da creare le punte naturali dell'albero. Poi, allora, volendo, si può anche lasciare senza le puntine. Però di solito l'albero di Natale, cioè il pino, ha praticamente queste punte, ok? Quindi si sfumano un pochino. Quindi andiamo a catalizzare, ok? Questo è l'effetto. Andiamo a catalizzare. Allora, potete usare qualsiasi colore. Io ho usato questo verde glitterato perché l'ho trovato in casa. Appunto, non mi ricordavo più di averlo, quindi ho usato questo. Si può utilizzare un verde normale, si può utilizzare un d'oro glitterato. Possiamo utilizzare un pochettino tutti i
colori che vogliamo. Dopodiché, appunto, prepariamo il nostro dark chocolate che mi servirà per fare il tronchetto dell'albero. Gli diamo una mescolata perché visto che è un pochettino acquoso ed è un cioccolato proprio scuro. Ok. Perfetto, riprendiamo la nostra tippa, sempre con il dotter, basta pochissimo prodotto perché dobbiamo proprio fare il tronchettino. Andiamo a... posizionarlo. Ok, rimettiamo in lampada perché questo marroncino è un pochettino acquoso. E poi prepariamo, allora i colori, ripeto, possono essere diversi per le palline. Possiamo farle anche magari tutti colorati così vengono un pochettino più belli da vedere. Possiamo fare un rosa, adesso sto cercando qualche colore bello acceso. Allora, magari faccio un floor pink, un arancione, un blu e un rosso, così magari facciamo un pochettino più, eccoli qua, l'albero un po' più colorato. Quindi li apriamo. Questo è bellissimo. Arancio, anche questo è un arancio fluo, solo per dare un pochettino più di colore. Tiriamo fuori. Ok, allora sempre con il dotter piccolino, quindi andiamo a prelevare un pochettino di prodotto e creiamo le nostre palline. Mi vedete? Sì. Ok, prendiamo anche l'arancione. Ok, facciamo una pallina anche rossa. E facciamo la pallina perché io non voglio fare la stellina. Facciamo una bella pallina rossa anche in alto. Adesso non so se riuscite bene. A vedere i colori. Mettiamo in lampada, oggi non mette molto fuoco la mia fotocamera. Allora, nel frattempo, per non perdere tempo, prendiamo la tip rossa, che io ho messo appunto a rosso fuoco, con il bianco andiamo a creare la nostra pancia del pupazzo di neve. Fatelo col dotter, fatelo col pennellino, come preferite. Come vi viene meglio? Io uso il dotter per fare una forma un pochettino più rotonda, possibilmente. Ok, quindi questa è una panciotta e sopra, sempre col bianco, gli facciamo invece la testa, come un vero e proprio pupazzo di neve.
Andiamo a catalizzare anche questo, così finiamo il nostro alberello. Allora, tiriamo fuori la nostra tip con l'alberello, si è venuto molto colorato. Non so se riuscite bene a vedere le palline colorate, però è venuto veramente bene. Allora, a questo punto possiamo fare io prendo un pochettino di costruttore che vado ad appoggiare nella parte sotto, ok? Per fare sempre il nostro effetto neve e un pochettino nella parte sopra. Qua. E come al solito prendo la mia polverina bianca della Mesauda e vado ad applicarla direttamente sul punto in cui ho messo il costruttore. Ok, così sì. Aderisce bene. Ok, sbattiamo un pochino, catalizziamo. Quanto riguarda il pupazzo di neve, allora ricordo che abbiamo appunto fatto sia il corpo che la testa con un bianco, il white di Passione Unghie, che adesso vi mostro, ed è l'F01 con la quale vi ricordo che potete fare i decori anche in superficie una volta sigillato, perché essendo un gel colorato senza dispersione non ha bisogno di sigillatura. Adesso andremo a effettuare gli occhietti e le manine del nostro pupazzo di neve con il nero. Faremo anche il cappello e poi io utilizzerò nuovamente questo verde glitterato per fare una sciarpina e basta. Allora, eccolo qui, punta fine del dotter nero, e andiamo a creare due piccoli occhietti un po' simpatici. Ok. Creiamo subito anche i bottoni, quindi tre semplici puntini. Per le manine io faccio partire la stanghetta da dentro il bianco e tiriamo in fuori e aggiungiamo, si possono fare anche marroni, come il legno. Io sto utilizzando, per utilizzare meno prodotti, il nero, che tanto va bene uguale. Quindi stessa cosa anche da questa parte. Ok, le manine, il cappello che potete decidere di fare o di non fare, di farlo colorato, se volete farlo su un'altra base che magari non è bianco, non è rosso, scusate, potete farlo anche di un altro colore, tipo magari il rosso. Con la punta cicciotta del dotter facciamo il pompon bianco. E andiamo un attimo a catalizzare. Ricordiamoci di vedere sempre i prodotti, cioè il lavoro finale. Quindi magari c'è qualcosa che mentre lo facciamo diciamo non mi piace molto, però poi il lavoro finale è quello che conta. Quindi abbiamo tolto il nostro alberello,
Spazzoliamo. Non riesco bene a mettervi a fuoco oggi. Lucidiamo. Ecco, questa è una nail art molto 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 brilluccicosa, sinceramente, pieno di brillantini perché appunto anche l'albero è brillantinato, però mi è venuta in mente questa mattina, ho detto vabbè, facciamola vedere così magari qualcun altro mi copia, poi ognuno può appunto personalizzarsela. Come meglio crede, ecco, come meglio preferisce. Riprendiamo il nostro piccolo pupazzo di neve. Allora, inizio a fare la sciarpina con questo verde glitterato, che vabbè, a me il verde glitterato fa tanto Natale, però potete farla del colore che preferite, eh? Potete farla sempre dorata. È blu, gialla, come meglio credete. Ok? Quindi una sciarpina così. Io metto un po' di glitter anche sul pompon. E voilà. E con il rosso, anzi, dato che ho qua l'arancionato, facciamo con questo arancione. Facciamo la classica carota. Ok? Prendiamo proprio pochina. Eccola qua, guardate che bella. Mettiamo un attimino in lampada. Allora, siccome vedo che il video sta durando un po', l'effetto calza ve lo ripropongo su un altro video, così dividiamo un pochettino le due nail art natalizie e invece l'effetto calza che magari faremo di due colori. Vi riproporrò il rosso, anzi facciamone tre, il rosso, il nero e il blu, che a me il blu piace molto e volevo provare appunto come veniva l'effetto. Quindi questo è terminato, anche questa è una nail art. Facile, veloce, molto brilluccicosa, da poter proporre perché no alle vostre clienti. Ripeto, si può fare su qualsiasi base, si può anche pensare di fare su un colore rosso e farlo dorato, che viene molto bene. E questa è una. Dopodiché, allora, per finire invece con questo pupazzetto di neve, io faccio un bel punto luce. E facciamo qualche puntino, che è appunto la neve che scende. Poi potete decorarlo a piacere, come preferite. A me piace molto, veramente. Sono quelle cose semplici. Ho aggiunto anche due occhietti bianchi. Quindi punto luce, un pochettino di neve che scende e andiamo a catalizzare. Ripeto, sono delle nail art che veramente in 5 minuti con i prodotti giusti effettuate, non sono ovviamente nail art da esposizione, però dato che io sono comunque autodidatta a livello di disegno,
disegni, piuttosto che non ho ancora effettuato nessun corso, diciamo che sono abbastanza soddisfatta delle cose che realizzo. Adesso vi faccio vedere l'effetto finale e, come vi ho già detto prima, vi posterò un altro video sull'effetto calza che vi proporrò in tre colori. Ok, l'effetto finale è questo. Ok, spero che questo video vi sia piaciuto. Se volete riprodurre qualcosa, magari mandatemi una bella foto nei commenti con i vostri lavori. E al prossimo video. Un bacione a tutte!